chiamiamo sul palco il sindaco Giordani. Dai ragazzi, siamo qua per festeggiare Padova, festeggiare l'obiettivo della Serie B. E quindi adesso dalla voce del nostro sindaco. Il nostro Penny ha consegnato lo scudo al nostro sindaco Giordani sul valore di questo simbolo e sul significato di questo gesto. Oggi Padova festeggia il ritorno in Serie B. Allora, signor sindaco, un microfono al nostro sindaco, perché... Addio Can! Questo stadio fa cagare, questo stadio fa cagare, questo stadio fa cagare, questo stadio fa cagare. A posto? Allora dai ragazzi, allora un attimo ragazzi, allora è chiaro che il nostro sogno non c'è più, però non è il momento. Oggi c'è lo scudo che ritorna a casa nostra. Lo sappiamo tutti che lo stadio fa cagare, lo sappiamo tutti, ma adesso c'è il nostro scudo che torna a casa. Esatto, infatti è stato consegnato dai ragazzi, dagli ultras del Calcio Padova, nelle mani del nostro sindaco Giordani, e che non ha solo lo scudo da dare, c'ha un'altra sorpresa anche. Ragazzi, buonasera. Glielo tengo io, sindaco, glielo tengo io. È bello vincere, eh? Vincere tutti assieme. Il primo riconoscimento, come è stato detto, è lo scudo, che è patrimonio della città, non di qualsiasi società. Per cui avete fatto una cosa molto positiva, avete lavorato molto, grazie all'avvocato Perazzolo, tutti voi per l'impegno che avete messo, è giusto che rimanga a Padova. Secondo punto, ha un'altra sorpresa il nostro sindaco. Questo scarpa è dell'Alex Silas. Siete molto giovani, per cui forse non ve lo ricordate, 25 anni. Allora, quando è ritornato negli Stati Uniti me l'ha regalata come buon auspicio. Io la do al Padova, che sia di buon auspicio per il proseguo del campionato. Grazie a tutti, buona serata. Applauso, grazie. Adesso signora, adesso il nostro sindaco, prego signor sindaco, deve consegnare lo scudo presidente. Vi chiedo, oh zio Boia, vi chiedo un attimo di silenzio. Vi chiedo un attimo di silenzio, nessuno vi ha interrotto nella contestazione al sindaco, che è libera e ci sta. Adesso vi chiedo un attimo di silenzio, che vi state perdendo il passaggio più importante. Il passaggio più importante è che i tifosi del Calcio Padova sono i proprietari dello scudo del Calcio Padova, sono i proprietari della storia del Calcio Padova, e l'hanno consegnato. Allora, come vi dicevo, noi siamo i proprietari dello scudo del Calcio Padova. L'abbiamo consegnato al sindaco, che piaccia o no, è il sindaco di Padova, che lo dà al Calcio Padova, e ricordatevi sempre tutti quanti che anche se lo dà al Calcio Padova è di proprietà dei tifosi, è di proprietà del comune di Padova, ma dei tifosi del Calcio Padova. Ricordatevi questo. Ok, chiunque sia il sindaco è a garanzia che lo scudo è di proprietà dei tifosi del Calcio Padova. Porcherie, come abbiamo visto 4 anni fa, non ne accadranno mai più. Ricordatevi questo, ok?
E adesso non è stato fatto bene prima, vorrei che tiraste tutti quanti sulle mani, tutti quanti sulle mani, e fate un applauso fatto bene all'avvocato Perazzolo, perché lui ha permesso che tutto ciò accadesse. Io lascerei anche la parola al nostro presidente, perché è un momento di quelli storici. Allora, intanto ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, diciamo, di avere questa grande opportunità di ritornare dal prossimo anno a giocare con lo scudo, con il nostro scudo.